Ti posso parlare? Ti voglio chiedere una cosa importante e voglio che tu mi dica la verità. Cosa? Perché sei venuto qui? Non ne voglio più sapere. Se è finita perché tu vuoi che sia finita, io sono contenta. È così? È solo che tu non ti sei mai tirato indietro da niente da quando ti conosco. Che cosa vorresti che dicessi? Insomma, io mi chiedo com'è possibile che tutto quello che era bello è diventato così brutto. Ma che c'è di così brutto? Dimmelo, che cosa? Ho rovinato tutto quanto per non aver ragionato col mio cervello. Insomma, io dico, Mickey, non me lo poteva dire dal principio come stavano le cose. Non doveva illudermi così, mentirmi e farmi pensare che ero meglio di quello che ero in realtà, se non è vero. Non ti ha mai mentito. Quegli incontri erano fasulli, è così, Adrian. Non ho mai combattuto contro i migliori. Era tutto fatto in modo che io potessi conservare il titolo più a lungo di quanto avrei dovuto. Insomma, lo capisci cosa sto cercando di spiegarti? Sì, certo, ma anche tu devi capire che lui ti voleva bene e che era il suo lavoro quello di proteggerti. Tutta quella protezione non serve a niente. Serve solo a peggiorare le cose. Tu ti svegli dopo 10 anni credendo di essere un vincitore. Invece no, sei solo un perdente. E va bene, non avrei tenuto il titolo per tanto tempo. E con questo, almeno sarebbe stato vero, Adrian. Ma non lo capisci, è stato vero. Niente è vero se tu non puoi credere in quello che sei. E in me stesso io non ci credo più, lo vuoi capire? E se un pugile non crede in se stesso, è finito, è chiuso, è andato. E invece non è così. Sì che è così. Ma perché non vuoi dirmi la verità? Ma perché mi vuoi costringere a dirlo, Adrian? Vuoi sapere la verità? La verità è che non voglio perdere quello che ho. In principio non mi importava niente dei pericoli. Salivo sul ring, mi facevo pestare, non mi interessava. Ma adesso ci sei tu, c'è il bambino. E io non voglio perdere quello che ho. Ma cos'è che abbiamo a cui non possiamo rinunciare? Cos'è? Una casa. Abbiamo le macchine, abbiamo un mucchio di soldi. Abbiamo tutto, tranne la verità. Ma qual è la verità, per la miseria? Io ho paura. Sei contenta? La volevi la verità? Mi vuoi umiliare? E va bene, ho paura. Per la prima volta in vita mia ho paura. Ho paura anch'io. Non c'è niente di male ad aver paura. Ah no, beh, per me invece sì. E perché? Non sei un essere umano? Io so solo una cosa, che sono un bugiardo. E che per questo Mickey non è più qui. Tu non l'hai obbligato a far niente, Rocky. Lui era un uomo e ha fatto quello che ha deciso di fare. E tu non hai nessun diritto di sentirti colpevole per quello che gli è capitato. Tu sei un campione. E hai fatto quello che lui si aspettava da te. Hai fatto quello che io e tutti gli altri pensavamo che tu dovessi fare. E vorresti dirmi che quegli incontri non erano veri? Che sei stato agevolato? Beh, io non ci credo. Ma non ha importanza quello che credo io, perché sei tu quello che si porta dentro quella paura, il terrore che tutti quanti, ti derubino, il terrore di venire ricordato come un vigliacco, che tu non sia più un uomo. Beh, tutto questo non è vero, ma non ha importanza se te lo dico io, non ha importanza perché sei tu che devi superare questa cosa, liberatene, perché quando tutto il fumo si sarà dilatato e la gente avrà finito di gridare il tuo nome, noi due resteremo soli e tu non puoi vivere così, noi non possiamo vivere così. Con questo tormento per il resto della vita. Guarda come ti fa vivere già adesso. Apollo è convinto che ce la farai. E lo sono anch'io. Ma tu devi convincerti per delle vere ragioni. Non perché ti senti in colpa per Mickey. Non per la gente, né per il titolo, né per i soldi, né per me. Ma per te. Solo per te, soltanto per te stesso. E se poi perdo? E allora pazienza. Ma se non altro perderai senza scuse. Senza il terrore. E lo accetteresti serenamente. Dove l'hai trovata tutta questa grinta? Ho sposato un pugile. Ti amo, Adrian. Ti amo.